qual è la vostra posizione sulla questione affitti brevi e anche su questa levata di scudi da parte di Nardella, questa proposta che ha fatto molto rumore? La proposta di differenziare la residenza da ciò che è sempre residenza ma legata invece al fenomeno invece dell'extra alberghiero, quindi ricettivo, secondo noi è la strada da percorrere. Chiaramente per percorrerla bisogna che la legge regionale e le leggi nazionali consentano di estendere il ragionamento che viene fatto sull'area UNESCO a tutta la città, perché è indispensabile suddividere ciò che ha funzioni diverse. Una funzione è la residenza, che può avere anche elementi di sharing e di integrazione del salario delle famiglie. Una cosa è una vera e propria impresa di natura ricettiva, che di fatto deve essere regolata attraverso strumenti urbanistici. Quindi da questo punto di vista bisogna consolidare questa distinzione che è stata annunciata e inserita nel POC con elementi normativi nazionali e regionali.